Questo video è stato prodotto da Menad, Daniele Sozzi, Lord Juani Rummukainen, Matteo Bosi, Nick Seiri e Elisa Bellumori. Lo scettico nel cimitero di J. Vernon Shea. Lettura di libri in pillole. I suoi nuovi conoscenti faticavano sempre a trovare l'indirizzo di Elmer Herrod, perché sebbene la sua via fosse a poca distanza dalle strade principali della città, l'ingresso era parzialmente oscurato da una fila di abeti. Una grossa targa, strada senza uscita, scoraggiava ancor più i visitatori e sembrava contraddetta da una piccola freccia che vibrava nel vento e recava la scritta «Cimitero vecchio di Death Shield». Nonostante quel cartello, non c'era un ingresso per le macchine e i pedoni e non c'era neppure la portineria. Bisognava scavalcare una bassa recinzione di pietra, perché quella era la parte posteriore del cimitero. Il camposanto era ormai abbandonato, tutti i lotti erano occupati, l'ultima inumazione aveva avuto luogo più di 50 anni addietro. Le autorità cittadine non si interessavano della sua manutenzione. 12 anni prima avevano tentato di farvi passare una superstrada, ma le proteste per quella violazione di un terreno consacrato erano state tali e tante che si era dovuto abbandonare il progetto. Dopo aver vinto la battaglia, i difensori dello storico cimitero se ne erano completamente dimenticati. I viali adesso erano mal ridotti e le erbacce frusciavano trionfanti sul cemento screpolato, chiuso al traffico automobilistico. Anche la strada che correva all'esterno del camposanto e ne attraversava i viali in diversi punti era stata obliata, perché i cavalli lì si comportavano sempre in un modo strano, scivolando e cercando di evitare ostacoli invisibili. La strada dove abitava Herrod sboccava bruscamente ai piedi della collina. Aveva pochi vicini, benché un certo numero di vecchie case ammuffite e abbandonate da molto tempo offrissero un rischioso riparo ai vagabondi. La casa di Herrod era l'ultima della via, nei pressi della recinzione in pietra del cimitero. Era del periodo vittoriano, con una cupola, un ballatoio coperto, tetti a timpano e altre leziosità. La sua aria di sfida affascinava quel tanto di istrionico che c'era in Herrod ed era la sola ragione che l'aveva spinto ad acquistarla. Se l'edificio non avesse avuto quei particolari così gotici, avrebbe ritenuto indispensabile aggiungerli. Herrod si vantava sempre del fatto che la sua casa aveva un passaggio segreto, ma non voleva mai mostrarlo agli ospiti, altrimenti non sarebbe più segreto. Tutti sospettavano che se lo fosse immaginato lui, dato che aveva l'abitudine di esagerare, ma era vero. Herrod aveva scoperto il passaggio in modo singolare. Dopo poco tempo che si era trasferito lì, aveva fatto un sogno molto inquietante nel quale era stato chiamato di notte a partecipare ad uno strano rito ed era sceso in cantina. Come se lo sapesse da tempo, aveva premuto sul muro in un certo punto ed era passato attraverso un'apertura rivelatasi all'improvviso. Il sogno era finito in quel modo, prima che potesse scoprire dove conduceva il passaggio e perché era stato chiamato. La mattina dopo era sceso in cantina, si era avvicinato al muro e, benché gli paresse di comportarsi come uno stupido, aveva cercato una molla segreta e l'aveva trovata. Aveva scoperto che il passaggio era una galleria scavata nella terra, sembrava proseguire per parecchi chilometri, umida e piena di ragnatele e senza fine, con alcune feritoie nascoste che permettevano all'aria di circolare. Alle pareti c'erano infissi per reggere delle torce, il pavimento non era terra battuta ma di un materiale più rifinito e si capiva che molti piedi avevano camminato in precedenza lungo quel percorso. Neppure il raggio della sua lampada tascabile riusciva a penetrare in tutti i recessi scavati sui lati della galleria, ma sembrava che non contenessero nulla di interessante, neppure le ossa e i teschi che Herrod quasi vi si era augurato di trovare. La galleria era ampia e larga, quanto bastava perché potessero transitarvi parecchie persone contemporaneamente, pure in fretta. In fretta perché in quella galleria regnava un'atmosfera assillante. Coloro che erano passati di lì non avevano indugiato. Anche Herrod si era reso conto dell'impulso che lo spingeva a raggiungerne la fine. Si interrompeva inaspettatamente davanti ad un muro cieco.
Non vi erano diramazioni laterali e benché Herod volgesse in giro il raggio della lampada, non trovò alcuna traccia di molle o di pulsanti. Mi sembrava, accostando l'orecchio al muro, di udire un rombo lontano come il battere della risacca. Ma sapeva bene che non era possibile, perché la casa distava parecchi chilometri dal mare. Nei giorni che seguirono, Herod si recò più volte nella galleria, ma non riuscì mai ad andare oltre quel muro. Tuttavia, le esplorazioni rivelarono che uno dei recessi aveva un'uscita, un'estensione che portava verso l'alto. L'aveva percorsa e alla fine si era trovato all'aperto in un angolo isolato dietro un mausoleo nel cimitero vecchio di Death Shield. Forse fu quella scoperta ad acuire il suo interesse per il Camposanto. Il cimitero vecchio di Death Shield aveva pochissimi visitatori. Talvolta Herod vedeva dalla finestra qualche persona anziana che cercava faticosamente la tomba di un antenato o un appassionato di antichità con la macchina fotografica a tracolla che andava in cerca di qualche lapide particolarmente antica o un giovane studente d'arte intento a fare il calco di qualche iscrizione curiosa. Altre volte capitavano delle coppiette, i vagabondi vi accendevano il fuoco per cuocere qualcosa da mangiare e i bambini arrivati da poco in quella zona scavalcavano incantati la recinzione, sbalorditi da tutti quegli ettari di terreno libero in cui potevano giocare. Ma anche in pieno giorno i bambini non vi sostavano a lungo. Se ne andavano presto, sottilmente spaventati. In città, il cimitero aveva da un pezzo una fama sinistra di luogo da evitare e la sua reputazione non migliorò quando Herod, durante il primo anno, scoprì il cadavere di un vagabondo vicino a uno dei viottoli. Qualcosa di molto affilato gli aveva tagliato la gola. Forse era stato un altro vagabondo assetato di vendetta o forse un grosso animale. Herod riferì la sua scoperta alle autorità. Arrivò la polizia, fece una indagine piuttosto superficiale e portò via il cadavere in fretta e furia. Nel cimitero proliferavano gli alberi che scendevano nella valle a bere al ruscello tortuoso e marcivano risoluti su per la collina. Erano molto grandi e si rubavano lo spazio vitale. Erano tanto fitti che anche a mezzogiorno la luce del sole non riusciva a penetrare le loro chiome. Quando Herod si sdraiava sotto uno di essi, l'astro era soltanto un lucore nel cielo. Si potrebbe pensare che, con tanta abbondanza d'alberi, il cimitero fosse allietato dai canti degli uccelli, ma Herod non aveva mai visto o sentito un uccello da quelle parti. Tuttavia, non vi regnava mai il silenzio, si udivano sempre fruscii sommessi. Ma Herod doveva ancora vedere un animaletto. Non c'era neppure un topo muschiato al ruscello o un nervoso topo campagnolo. Ma forse non osservava abbastanza. Quando si fermava ad esaminare un'iscrizione, spesso sentiva il suono di ramoscelli smossi alle sue spalle. Tuttavia, per quanto si voltasse rapidamente, non riusciva a scorgere nulla. C'era qualcosa di bizzarro negli alberi impenetrabili al sole, là dove un'aria di crepuscolo prevale anche a mezzogiorno. E Herod continuava a ritornarvi, quasi per sorprendere ciò che si annidava tra le piante. Ma per quanto aguzzasse lo sguardo, girasse il capo all'improvviso o tenesse gli occhi al suolo per poi alzarli di colpo, non riuscì mai a sorprendere un animale nell'atto di spiarlo, neppure un cervo che sporgesse il muso incuriosito. Non c'era altro da vedere che gli alberi e gli spazi aperti e le foglie che si agitavano nel vento. E gli alberi avevano l'aria di una foresta primordiale. La zona poteva aver avuto quell'aspetto prima dell'avvento dell'uomo. Quel bosco non voleva visitatori e Herod sentiva di essere un intruso. Tuttavia doveva continuare perché era nella sua natura. Come l'attore che si sente spinto a recitare sul palcoscenico buio di un teatro vuoto. Data la vicinanza della sua casa, si sentiva un po' padrone del cimitero e si irritava moltissimo quando qualcuno passava di lì. La casa di Herod era ben nota a migliaia di telespettatori, perché nel suo show si faceva spesso riprendere davanti alla propria abitazione, truccato in modo orrendo. La telecamera indugiava amorosamente su qualche bizzarro particolare architettonico, il mostro di pietra sul tetto era il preferito, e poi scendeva a scoprire Herod nella biblioteca, in mezzo alla sua enorme collezione di libri fantastici.
Allora, lui sogghignava ai telespettatori, magari accarezzandosi una barba finta, e sfogliava qualche libro che poteva avere qualche rapporto con il film che stava per venire proiettato. In toni profondi e flautati, raccontava una storia di vampiri, o di lupi mannari, o di ghouls, divoratori di cadaveri, mentre scorrevano i titoli di testa. La sua specialità e il suo lavoro, infatti, consistevano nel presentare i film dell'orrore, e tanto più erano brutti e vecchi, tanto meglio era, perché il pubblico televisivo era formato in prevalenza da minorenni. Harrod sapeva che si sintonizzavano sul suo programma non già alla ricerca di un'emozione vicaria, ma per i commenti sardonici che lui spesso intrecciava alla trama. Faceva osservazioni brucianti sulla recitazione, sulla qualità del copione e sull'ovvia fasullaggine degli sfondi e incoraggiava gli attori. «Avanti, Bella, mostraci le zanne adesso!» «È meglio che non entri, signorina!» «Buh, anche a te!» Harrod faceva il sordo quando i maniaci dei film dell'orrore gli telefonavano per chiedergli di rinunciare ai commenti. Non appena un film veniva programmato, diventava il bersaglio per le sue frecciate. Con il passare degli anni, il cimitero prese a esercitare su Harrod un fascino irresistibile. Nascondeva un mistero che era deciso a svelare. Per qualche tempo aveva sospettato che qualcuno, forse uno dei suoi vicini, o addirittura qualche telespettatore, avesse preso l'abitudine di giocargli degli scherzi. Talvolta la sera scorgeva luci all'interno del cimitero, ma ogni volta che andava a controllare non trovava la minima traccia della presenza di estranei. Talvolta si udivano suoni sottili nel vento, come bisbigli o mormorii, bizzarri e infinitamente agghiaccianti. E ogni volta che li udiva, sentiva il cuore arrestarsi, e nulla allora poteva indurlo a entrare nel camposanto. Harrod diceva ai suoi conoscenti che quel luogo gli faceva pensare ad un teatro di posa. Quando la nebbia si raccoglieva nella valle e le lapidi spiccavano bizzarramente sghembe, c'era da aspettarsi di vedere il conte Dracula avviarsi per qualche impresa notturna. Certe zone del cimitero potevano passare facilmente per le brughiere descritte dalle sorelle Bronte. All'inizio Harrod si divertiva a farsi fotografare su quegli sfondi e aveva un album pieno di sue istantanee nei più curiosi travestimenti, ma dopo qualche tempo cominciò a pensare che andava benissimo divertirsi nel cimitero, ma che aveva trascurato le possibilità più agevoli da sfruttare. Inventò piccoli copioni drammatici da utilizzare per le presentazioni dei film e si fece aiutare da alcuni studenti della Miskatonic University che li recitarono. Nel cimitero si cominciarono a udire gli insoliti rumori delle truppe televisive. Gli attori entravano subito nello spirito della parte. Non era difficile riprendere espressioni di turbamento e di orrore in quell'ambiente macabro. Quando visionavano gli spezzoni girati durante il giorno, alla troupe sembrava che nel film apparissero cose che nessuno ricordava di avere ripreso, profonde ombre minacciose che parevano protendersi verso gli attori, la sensazione di cose frementi quasi fuori campo, nubi di vapore che oscuravano per un attimo lo schermo, cieli più opprimenti di quel che ricordassero. E sulla colonna sonora era registrato molto più di quanto credessero i tecnici del suono. Non le cose che esasperano le truppe di Hollywood, come il ronzare degli insetti o il rombo di aerei in volo, ma suoni perfettamente intonati all'atmosfera del film, una successione ispirata di bisbigli e di fruscii e di passi furtivi. La colonna sonora, anzi, era così sovraccarica che Harrod decise di fare a meno dell'abituale e costosissimo sottofondo di musica elettronica. La musica sarebbe stata superflua. I filmetti proiettati negli studi televisivi colpirono vivamente le agenzie di pubblicità e finirono per costituire l'attrazione del programma. Dopo le inquadrature introduttive di Harrod che saliva la collina costellata di tombe, con gli alberi che si piegavano nel vento come se cercassero di afferrarlo, il film dell'orrore che seguiva sembrava doppiamente fasullo e i commenti ancora più divertenti. Harrod sospettava, ma preferiva non esserne certo, che alcune di quelle riprese presumibilmente autentiche fossero state contraffatte dagli studenti della Miskatonic University quando lui voltava le spalle, perché pensare che le cose stessero diversamente, supporre che quelle immagini e quei suoni non previsti dal copione fossero autentici, era una possibilità troppo agghiacciante per potervi pensare.
La sua memoria non gli concedeva requie. Ricordava che quando la troupe se ne andava e lui faceva la solita passeggiata nel cimitero, avvertiva quasi immediatamente che l'atmosfera era mutata. Sentiva di essere osservato e quella sorveglianza era nettamente ostile. Era come se avesse tradito la fiducia di qualcuno. E quando scorgeva i danni causati dalla troupe, i mozziconi di sigaretta schiacciati al suolo, i bicchieri di carta con un resto di caffè, i flash usati, l'erba calpestata, gli scarabocchi sulle lapidi, le tracce lasciate dalle apparecchiature, si rendeva conto della causa di quella percettibile ostilità. C'era un silenzio, un'immobilità nell'aria, come se qualcosa fosse in attesa. Un ramo d'un albero sotto al quale passava si protendeva quasi per lacerargli la gola. Non c'erano addetti alla manutenzione nel cimitero vecchio di Death Shield e Harrod si sentiva un po' ridicolo mentre cominciava a rimediare ai danni meglio che poteva, ad ammucchiare tutta l'immondizia e andava a casa per prendere le scatole di cartone per raccogliervela. Ma aveva la nettissima sensazione che la sua presenza lì non sarebbe stata ben accetta fino a quando non avesse almeno dimostrato di fare qualcosa per il cimitero. Era vero che quel luogo non aveva sempre un'aria così scostante, altrimenti avrebbe esitato a visitarlo tanto spesso. Vi erano certe giornate luminose in primavera e in estate in cui il cimitero sembrava rilassato, come una tigre che si crogiolasse al sole. Non c'erano mai fiori sulle tombe, ovviamente, ma nei mesi caldi la natura stessa offriva mazzi di fiori selvatici. Anche una collina coperta dal giallo dei denti di leone, nel sole, è una gioia per gli occhi e nella luce dolce che filtrava talvolta tra gli alberi e gettava chiazze sul terreno, il cimitero appariva quasi benigno. Giù al ruscello, l'acqua che gorgogliava sulle pietre fingeva di creare delle rapide. Talvolta un grosso gatto pezzato sembrava sul punto di avventurarsi all'interno, ma all'ultimo momento cambiava idea e si affrettava a balzare giù. Fu in una di quelle giornate che Harrod cominciò a pensare di portarsi qualcosa da leggere nel Camposanto. Da allora, ogni volta che vi si recava, aveva sempre con sé un libro o una rivista. Doveva scegliere con cura le sue letture, perché aveva scoperto che certi suoi scrittori preferiti, come Jane Austen e Peacock, per esempio, stridevano con l'ambiente. Scoprì invece che ogni volta che si stendeva su di una pietra tombale a leggere, anche la storia più assurda di una rivista dell'orrore sembrava acquistare validità. Si rendeva conto che quel comportamento era una bravata, ma lo solleticava deliziosamente. Una volta un bambino si addentrò nel cimitero e lo trovò avvolto in un grande mantello che faceva parte del suo costume da Dracula mentre sonnecchiava su di una tomba. Il ragazzetto si mise a urlare e fuggì via e il ricordo di quelle grida faceva ancora ridacchiare Harrod. Ma la cosa più eccitante era andare a leggere nel cimitero vecchio di Death Shield la notte, con la luce d'una grossa lampada tascabile che illuminava le pagine di Blackwood o di Machen. Di solito sceglieva i migliori racconti dell'orrore per quelle escursioni notturne e talvolta quasi aveva paura di girare una pagina perché la frase che stava leggendo era stata punteggiata da un suono indefinibile. Durante il giorno era stato piuttosto caldo, ma adesso la frizzante aria notturna faceva presagire l'avvicinarsi dell'inverno. Harrod alzò il bavero del cappotto per proteggersi il volto. C'era un silenzio insolito nel cimitero e l'unico suono per il momento era lo scricchiolio delle foglie secche sotto i suoi passi. Molte foglie erano cadute e i rami spiccavano esageratamente. Ognuna di quelle forme contorte attirava lo sguardo come se fosse stata appena dipinta. Gli alberi sembravano meno fitti e la loro nudità permetteva alla luce della luna piena di penetrare sul terreno. Ma la luce lunare non dava calore. All'improvviso fu oscurata da una nube passeggera e Harrod guardò in su. Quella vista gli ricordava centinaia di film dell'orrore, tanto che ridacchiò e volontariamente alzò la testa con aria beffarda e ululò alla luna un'abile imitazione dell'uomo lupo. Quella parodia era fuori luogo e Harrod se ne rese subito conto. Si sentì aggricciare la pelle. Il cimitero era consapevole della sua presenza. Provò la sensazione inquietante di essere osservato. Quasi si aspettava che il tentacolo di un mostro extraterrestre uscisse dai cespugli.
L'erba lungo il viottolo non era stata tagliata da molto tempo e gli arrivava alle ginocchia. Pareva cercasse di morderlo con denti fitti. Stava arrivando un vento forte e l'erba ondeggiò come per segnare il passaggio di una minuscola creatura. Inciampò e per poco non cadde su di una pietra tombale nascosta dalla vegetazione. Scostò le erbacce e puntò sulla lapide il raggio della lampada. Obadiah Carter, vi era scritto. Le date erano state quasi cancellate dal tempo, ma riusciva a decifrare ancora 1790 qualcosa, 1800 qualcosa 7. Lì in giro vi erano parecchie tombe dei Carter, membri di una famiglia di armatori un tempo ricca e prospera. Non aveva conosciuto anche lui un Randolph Carter in gioventù che gli aveva raccontato la storia spaventosa d'un cimitero come quello? Senza dubbio, il cimitero vecchio di Death Shield conosceva molte storie del genere. Spesso Harrod si era chiesto quali potevano essere i volti che vi dimoravano in fredda solitudine. Facce acide, puritane, senza dubbio, oppure inquiete e furiose. Facce d'incubo. La tomba di Obadiah Carter era troppo soffocata dalle erbacce per offrirgli ciò che stava cercando, perciò andò oltre. Era passato di lì dozzine di volte, eppure al chiaro di luna tutto sembrava stranamente diverso. Le tombe apparivano in punti dove non le ricordava e il viottolo era più tortuoso, pieno di svolte inaspettate. Prima di rendersene conto, si trovò nel posto che aveva battezzato Fossa delle Streghe, la sua destinazione. Lì gli alberi ed i cespugli erano stati spinti indietro, quasi dalla mano di un giardiniere gigantesco. Aveva una rozza forma di cerchio e la terra era nera e morta come quella di una foresta bruciata, benché lì, a memoria d'uomo, non fosse mai divampato un incendio. Forse più di un secolo prima quello era stato il ritrovo di una congrega di streghe che avevano arso offerte sacrificali al capro nero da loro riconosciuto come un dio. Il posto era circondato da abeti simili a sentinelle. Erano gli alberi più alti del cimitero. Subito oltre, querce e salici e aceri si affollavano per curiosare. All'interno del cerchio le pietre tombali erano disposte in un ordine perduto per la storia. Harrod sospettava che sarebbe bastato spostare di pochi centimetri le lapidi delle tombe principali qua e là per ottenere un perfetto pentacolo. Non ci voleva molta immaginazione per figurarsi streghe e stregoni seduti sulle loro pietre tombali e intenti a osservarlo, anzi, aveva filmato una scena del genere appunto in quel luogo. Nel film la vittima sacrificale era stato lui, data la sua figura grassoccia e la sua aria di autoindulgenza, era predestinato a quel ruolo. Era convinto di aver recitato benissimo, roteando gli occhi per il terrore e parlando con voce tremante. Si sistemò più comodamente che poté nella posizione abituale, sulla tomba di Jeremy Kent, e aprì il libro, puntò sulle pagine il raggio della potente lampada tascabile, benché la luna fosse così luminosa che avrebbe potuto farne a meno. Il marmo della tomba era molto freddo nell'aria notturna e dopo un po' il gelo cominciò a passargli nelle natiche nonostante lo spessore del cappotto. Le dita, senza i guanti, divennero così rigide e intorpidite che faticava a voltare le pagine. Jeremy Kent, un nome armonioso, innocuo. Ma secondo le tradizioni locali, quell'uomo aveva fama di essere stato uno stregone, forse il capo della congrega. La lapide attestava che era morto a meno di 40 anni, un bell'uomo dai gelidi occhi azzurri. Le leggende riguardanti Kent erano straordinariamente interessanti, e da molto tempo Harrod aveva deciso che non appena avesse potuto trovare il capitale necessario, avrebbe fatto un film a lungometraggio sulla sua vita. Ma in che modo avrebbe potuto fare accettare la scena in cui Jeremy Kent strappava il cuore vivo dal corpo di un bambino? Jeremy Kent non era morto di morte naturale. Gli abitanti della città, infuriati, avevano deciso di risolvere a modo loro la faccenda. Ma se Harrod avesse riprodotto la scena rispettando la realtà storica, sarebbe venuta troppo simile a quelle di Frankenstein e di un'altra dozzina di film dell'orrore. Forse, pensò, poteva fare in modo che Kent venisse colpito dalla vendetta del cielo. Continuò a pensare a Kent come se non gli andasse di continuare a leggere il racconto di Lovecraft che non aveva terminato la sera prima.
Il recluso di Providence si era avvicinato troppo alla realtà. Anche il cimitero vecchio di Deathshill sembrava plagiato da quelle pagine. La radura che Errod aveva chiamato Fossa delle Streghe avrebbe potuto figurare in uno di quei racconti. E Jeremy Kent era ben poco diverso dai perversi protagonisti di Lovecraft. Sembrava quasi che lo scrittore avesse visitato personalmente il luogo, e considerando i suoi vagabondaggi in quella zona, era verosimile che lo avesse fatto davvero. La cosa più inquietante era il sogno. Si sapeva bene che H.P. Lovecraft aveva fatto una quantità di sogni nettamente sconvolgenti, bizzarre dislocazioni del tempo e dello spazio, incubi così completi e organizzati che spesso riusciva a trasferirli virtualmente senza cambiamenti sulla pagina stampata. Non avevano l'illogicità che caratterizzava i sogni normali, ma tenendo conto delle loro premesse fantastiche, erano straordinariamente reali. Anche il racconto che aveva continuato a leggere quella sera, pensò Errod, era nato probabilmente da uno dei suoi sogni. Era una storia tanto inquietante che aveva occupato i pensieri di Errod per tutta la sera precedente. Quindi non era strano che quando si era addormentato si fosse trovato a rivivere quella narrazione. Con questa differenza, però. Lo sfondo della vicenda era costituito dalla casa di Errod. Lui faceva parte di un gruppo di figure incappucciate, indossava abiti di un altro secolo e procedeva rapido lungo il passaggio segreto che aveva scoperto. Prese le torce dai sostegni lungo le pareti, procedevano in file di tre. Quando erano arrivati al muro di fondo, non avevano esitato a lungo. Il capo aveva infilato le dita negli incavi alla base della parete e aveva tirato. Dopo un attimo, il muro si era sollevato come la porta di un garage. Dall'apertura uscì un soffio improvviso d'aria fredda. Errod entrò insieme al gruppo in una grotta la cui immensità lo sconvolse. Una caverna malamente illuminata, le cui pareti sgocciolavano fanghiglia. La luce verdognola rivelava l'acqua che lambiva il suolo a poche centinaia di metri da lui e che entrava probabilmente dal mare, al di là delle rocce che si scorgevano in lontananza. La parte più curiosa era che Errod, in quel momento, sapeva trattarsi di un sogno e cercava di svegliarsi. A quel punto, nel sogno dovette esservi un'elisione temporale, perché all'improvviso si rese conto che stava partecipando, insieme al gruppo, ad una specie di cerimonia sulla riva del lago sotterraneo. Cantilenavano un incantesimo incomprensibile. Ia, Ia, Cthulhu Thagn, Fnglui, Mlgnaf, Cthulhu, Rlie, Vganagl, Thagn. E nel sogno quell'invocazione ricevette una risposta. La sua memoria rifiutava di descrivere i particolari della cosa che era affiorata alla superficie, una cosa di grandezza enorme, dai tentacoli incredibilmente lunghi. Per fortuna, a quel punto la visione si era interrotta. Quella mattina Errod era così scosso che la sua mente inorridiva al pensiero di scendere nel passaggio segreto per controllare se il muro si sarebbe davvero aperto come nel sogno. Il pensiero di poter rivedere di nuovo quella caverna era troppo per lui. Poco dopo, però, era arrivata una telefonata dallo studio televisivo e lui si era dato da fare per quasi tutto il giorno, preparando un copione. Ma adesso, mentre leggeva le pagine di Lovecraft, il sogno mostruoso continuava a riaffacciarsi nella sua mente. All'improvviso, una grande raffica di vento girò le pagine che aveva davanti e quasi gli strappò il libro dalle mani. Poi si affievolì gemendo. Nella radura scese il silenzio. Gli abeti che la cingevano e che poco prima si agitavano scrollandosi come cani bagnati fradici, ora se ne stavano eretti come monumenti. Il silenzio era eccessivo. Preso da un impulso improvviso, del quale non riusciva a individuare l'origine, Errod riprese a leggere il racconto di Lovecraft, sfogliandone le pagine fino a quando trovò ciò che cercava. Si strinse nel cappotto, si alzò e con un grandioso effetto istrionico pronunciò lentamente le parole meglio che poteva. Ia, Ia, Cthulhu Thagn, Fnglui Mglavn, Cthulhu Rlie, Vganagl Thagn. Il chiaro di luna impallidì. Vi fu un addensarsi di ombre dove prima non ve n'erano, una sospensione improvvisa della luce che cancellò gli alberi e l'erba alta. Le ombre sembravano avanzare. Errod batté le palpebre, se le stropicciò per liberarle dai cristalli di sale che vi si erano formati. No, non era la sua immaginazione. Le ombre erano là,
più concrete di quanto fossero apparse un attimo prima, una falange avanzante di tenebre. Un sudore gelido gli corse giù per la schiena. Le ombre erano davvero là. Ora si erano fermate, ma non arretravano. Erano ferme. Guardavano Herod e attendevano. L'oscurità sparì dalla faccia della luna e nel cielo ritornò la luce. Un flusso precipitoso di luce all'orlo della radura, tra gli abeti schierati. E nel cielo, in alto sopra gli alberi, c'erano cose. Facce su scala gigantesca, solo lontanamente umane, e un agitarsi tumultuoso di arti che facevano pensare a tentacoli. Erano lassù con occhi rapaci, ma sembrava che la loro attenzione non si fosse ancora concentrata su Herod. Stavano scrutando il terreno come uccelli che cerchino degli insetti. Herod gemette e cercò di nascondersi, scivolando via dalla pietra tombale e smuovendo la ghiaia con le scarpe. Forse il movimento dei suoi piedi aveva fatto scattare un meccanismo, perché quando si rannicchiò accanto alla lapide si udì uno scricchiolio, come di cardini arrugginiti, che fece riverberare un clangore nell'aria notturna. E la pietra tombale dalla quale era appena sceso incominciò ad alzarsi lentamente sotto il suo sguardo. Herod vide che la pietra nascondeva dei gradini, una scala che scendeva sottoterra, e dal varco venne un soffio d'aria muffita, ripugnante. Mentre guardava atterrito gli scalini, si accorse che la luce era diminuita, giusto al di là del limite della sua visione, e alzando gli occhi vide che la luce della luna aveva abbandonato la radura e le ombre si erano fatte molto vicine. Lo circondavano in un cerchio dal quale non poteva fuggire, e v'erano minuscoli punti luminosi che potevano essere occhi. La luce pallida non bastava a rivelarne le forme. Non erano affatto inconsistenti come fantasmi, né trasparenti. Erano piuttosto concentrazioni di tenebre. Vi era soltanto un sussurro di suono, quasi inaudibile, che crebbe gradualmente fino a diventare un bisbiglio. Saliva dal passaggio sotterraneo. Herod sapeva che là sotto non c'era nessuno, nulla. Non era possibile. Eppure continuò a guardare spaventato i gradini, come se si aspettasse da un momento all'altro l'apparizione di una figura avvolta in un sudario, forse con un paio di gelidi occhi azzurri. Il bisbiglio aumentò di volume, insistente, incalzante. La voce risuonava fredda e antica, indicibilmente corrotta. Poi cominciò a distinguere le parole. «Scendi, Herod, scendi». Il cimitero vecchio di Deathshill è poco frequentato e solo parecchio tempo dopo due innamorati, abbandonando il viale centrale, quasi inciamparono su di un cadavere. Era in uno stato di decomposizione così avanzato che occorse un controllo della dentatura per identificarlo con lo scomparso Elmer Herod. Se Herod fosse stato ancora vivo, avrebbe tagliato quell'immagine, considerandola troppo orripilante per i suoi telespettatori. La testa, infatti, era stata quasi completamente strappata dal corpo e vi era attaccata solo per pochi brandelli di carne putrefatta. La bocca era spalancata in un urlo eterno e gli occhi, che quasi schizzavano dalle orbite, erano pieni di un orrore di incubo insopportabile. A malapena si poteva capire che si trattava di un corpo umano. Era stato contorto e quasi rovesciato come un guanto e qualcosa lo aveva parzialmente divorato.